ben ritrovati a TG Canale 2 Minuti. Notizie di oggi, mercoledì 14 settembre. Quarnier attiva indagine nei confronti di una macchina di servizio dell'agente di polizia municipale. È accaduto giovedì mattina in via Trione, Quarnier. La vettura, parcheggiata in fondo alla via, è stata danneggiata con profonde rigature prodotte da un oggetto acuminato alla fiancata sinistra. Tutto lascia pensare a una vendetta di un automobilista. La polizia municipale, che sta svolgendo le indagini anche con l'ausilio della videosorveglianza, pensa di poter identificare a breve il responsabile e procedere con una denuncia per danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio e richiesta di risarcimento del danno. Canavese. A partire da lunedì, i carabinieri della compagnia di Ivrea hanno svolto in Canavese una vasta attività di monitoraggio della circolazione stradale, rivolta in particolar modo al controllo degli autobus che, con l'inizio della scuola e con la piena ripresa delle attività lavorative, ogni giorno trasportano centinaia di giovani studenti e lavoratori pendolari. Canavese. Rischio nubifragio in Piemonte nelle prossime ore, in particolare nella mattinata di domani. Il bollettino di ARPA prevede raffiche di vento e grandine, piogge temporali, forti o molto forti, a causa della brusca eruzione di aria fredda proveniente dal minimo depressionario posizionato sul Golfo di Biscaglia. La più alta probabilità di temporali violenti riguarda la fascia piedemontana nord-occidentale. Le temperature massime subiranno un calo fino a 6-7 gradi. Rivarolo. È giunta la sua 22esima edizione, la giornata della solidarietà organizzata dall'ANFAS, tenutasi domenica 11 settembre presso la comunità La Torre di Rivarolo. Il tema del centro dell'incontro era quello dell'autorappresentazione delle persone disabili, passo fondamentale da intraprendere nel percorso verso l'autonomia. Canavese. Nel prossimo weekend, in tutti i musei della rete museale AMI, le offerte lasciate dai visitatori saranno devolute a favore delle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso agosto. L'Ecomuseo dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea, i comuni e le associazioni coinvolte nel progetto hanno di comune accordo deciso di lanciare una raccolta fondi a sostegno delle aree colpite dal terremoto durante gli orari di apertura dei musei. Sabato 17 settembre dalle 15 alle 18 e domenica 18 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Sarà quindi possibile lasciare un'offerta nei siti museali in cui ingresso è gratuito. Castellamonte. La Croce Rossa, Comitato Locale di Castellamonte, organizza per venerdì 16 settembre dalle 20 presso l'Arco di Pomodoro Ama l'Ama Criciana, spaghettata benefica per sostenere l'attività della Croce Rossa Italiana a favore delle vittime del sisma nel centro Italia. La serata verrà lietata ad animazione musicale. In caso di cattivo tempo, la manifestazione si svolgerà presso il Salone della Parrocchia. È tutto per questa edizione, ma proseguimento di serata.